Una buona giornata e buon sabato da Speciale News Web 24. Una stangata da 5 miliardi di dollari è stata combinata a Facebook dalla Commissione federale americana. È stata la prima volta che un evento del genere è capitato per il colosso di Mark Zuckerberg relativa alla vicenda della Cambridge Analytica, quando la stessa Authority indagò nel marzo del 2018. Fu scoperto che la Cambridge, per scopi politici, era venuta in possesso di circa 87 milioni di utenti Facebook. La decisione di punire il re dei social è stata presa a maggioranza con i repubblicani che hanno votato a favore ed i democratici contro, e tutto adesso sarà all'esame del Dipartimento di Giustizia. È stato respinto dal Consiglio di Stato i ricorsi presentati da tre compagnie telefoniche contro le decisioni relative alle bollette a 28 giorni. Le compagnie, per effetto della decisione, dovranno ora restituire i giorni illegittimamente erosi dal giugno 2017. La sentenza del TAR, oggi confermata, prevedeva inizialmente la restituzione di questi giorni entro il 31 dicembre, ma il ricorso delle compagnie aveva bloccato la procedura. Il meccanismo adesso sarà quello della compensazione con le fatturazioni future. Adesso ci spostiamo a Foggia perché il polo museale sarà da sfondo per la seconda edizione di Muse, Musei e Musica per offrire un cartellone di eventi nei principali musei e biblioteche regionali. Promossa dall'assessorato culturale della Regione Puglia, l'iniziativa punta a rendere sempre più dinamici e innovativi i poli museali. Tra l'altro, il programma, che va dal 17 luglio al 29 settembre, vedrà protagonista il capoluogo Dauno, con 15 eventi di arte varia. Le cronache dell'estate adesso ci portano a Lucera, interessante evento avvenuto nella città sviva con protagonista la mezzo soprano Angela Fiorito. Anna Ricciardi, Telecattolica.